Buonasera telespettatori, ben ritrovati. Controlli della Polizia di Stato nella zona della stazione di Novara, in particolare in Piazza Garibaldi, in via San Francesco d'Assisi e anche in centro città, in Piazza Martiri, in via 20 Settembre e lungo i viali del Parco dell'Allea. Controllate 179 persone, 45 di queste straniere, 24 autovetture e 9 esercizi commerciali tra bar, sale giochi e locali di pubblico spettacolo frequentati da minorenni e oggetto più volte di esposti da parte dei cittadini infastiditi, tra l'altro dalla movida rumorosa. Nel corso delle verifiche, che hanno riguardato anche le licenze e le autorizzazioni commerciali, non sono state evidenziate irregolarità. L'attività rientra nell'ambito di una serie di controlli partiti nei mesi scorsi per garantire una maggiore sicurezza in città e una movida più tranquilla. I controlli proseguiranno. Questo per quanto riguarda la cronaca. Ed ora ci occupiamo di ambiente, di cambiamento climatico. Come sapete, da alcuni mesi il governo ha designato un inviato speciale per il cambiamento climatico, un esperto che partecipa appunto al dibattito relativo a tutti quelli che sono gli argomenti inerenti al tema del cambiamento climatico, e noi lo abbiamo intervistato a margine di un convegno. Si chiama Francesco Corvaro, ecco l'intervista. La risorsa dell'acqua, che sicuramente è strategica per la vita dell'uomo, ma è cruciale in questo momento di cambiamento climatico. Parliamo spesso di sostenibilità, parliamo spesso di sviluppo sostenibile, ma a volte ci dimentichiamo che tutto questo può essere, può avvenire solo coinvolgendo in maniera consapevole tutti i cittadini e tutta l'opinione pubblica. Spesso abbiamo di fronte fake news, notizie quindi che distorcono quella che è la realtà, ma la realtà dei fatti che stiamo vivendo è che siamo in un cambiamento climatico importante. È probabilmente il problema più importante al momento, ma per un motivo semplice, perché abbiamo tutte le tecnologie per poterlo risolvere, ma contemporaneamente siamo vittima un po' di noi stessi, di quelle barriere che ci dividono tra vari paesi. Perché dico questo? Perché il cambiamento climatico è un evento globale, su scala mondiale, e solo rispondendo tutti insieme a questa sfida possiamo pensare di ottenere dei risultati positivi, che sono possibili perché, anche come mostrato oggi, diverse sono le soluzioni che possiamo mettere in campo. Per far questo, appunto, come dicevo, però è necessario anche coinvolgere l'opinione pubblica e formarla, educarla. Io stesso continuo sempre a leggere e a formarmi perché la scienza progredisce, sta facendo enormi passi avanti. Nella COP28 è stato chiarito che questo percorso deve essere basato su quello che sono i dettami della scienza, proprio per avere una posizione oggettiva e scientifica che possa guidare le nostre scelte. La presidenza italiana sta seguendo in maniera importante quelli che sono stati i risultati della COP, quindi la necessità di investire nelle rinnovabili, nella gestione delle acque, in tutte quelle tecnologie che sono net zero, quindi il concetto chiaro di neutralità tecnologica, e al tempo stesso il governo italiano sta investendo sui giovani, sulla loro formazione e sulla formazione dei formatori per poter dare gli strumenti per comprendere quello che viene proposto o non viene proposto. In questa settimana qui a Torino c'è un po' per me un come tornare indietro nel tempo e essere in una mini COP. Tanti sono stati ed eventi organizzati e sostenuti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ma questo è sicuramente positivo perché vuol dire che c'è un'attenzione, c'è fibrillazione sul tema e c'è voglia di confrontarsi su queste che sono delle realtà contingenti per l'uomo, perché, come spesso ripeto, l'ambiente può fare a meno dell'uomo, ma l'uomo non può fare a meno dell'ambiente. Non è possibile la vita umana senza uno stretto legame con la natura, e per questo abbiamo un compito importante di affrontare e cercare di risolvere tutti insieme questa crisi. Ed ora vi presentiamo una persona, si chiama Giuseppe, che a 93 anni si dedica all'arte. Lo abbiamo intervistato nei nostri studi. Giuseppe è appunto un artista giovane dal punto di vista dell'esperienza, ma che ha, come lui ci tiene a sottolineare, ormai quasi 93 anni. Però ha iniziato a dipingere da poco.
Quando, signor Giuseppe, ha iniziato a dipingere? Ho cominciato nel 2020, ho cominciato a dipingere 2020 col pennello, con colori acrilici e colori a olio. Ho visto che tutto andava bene e allora ho cominciato a migliorare giorno per giorno. Pensavo il disegno prima di cominciarlo, poi facevo il disegno, poi usavo i pennelli, i colori acrilici e così andavo avanti continuamente. Ogni tanto mi fermavo per concentrarmi un po' meglio, per fare questi quadri. Una volta fatti rigati bene, colorati, con i colori acrilici e olio, mi sono trovato molto bene e continuavo a pitturare finché lo terminavo. Una volta terminato alla fine ero molto soddisfatto del mio lavoro fatto con fatica e molto impegno, mai pensavo di riuscire a fare un quadro. Ed ora spazio al duo chef pizzaiolo che ha conquistato il quinto posto ai campionati mondiali della pizza. Abbiamo intervistato Antonio Colasanto e Raffaele Vitagliano. Siamo in compagnia di Antonio Colasanto e Raffaele Vitagliano che hanno raggiunto il quinto posto al campionato della pizza 2024. Siete voi? Siamo noi. Siamo noi, sì, in carne ed ossa. Esatto. Chi siete e ovviamente perché avete deciso di partecipare? Ma allora, io sono ormai lo chef del ristorante Berico Mosca in Oteca Cucina, in centro a Novara, via Lorenzo Ferrari 5B. E dopo l'esperienza di Masterchef ho stravolto la mia vita, quindi ho concluso gli studi di dottorato nell'ambito della chimica degli alimenti e mi sono buttato per lo chef. E in questo contesto ho conosciuto Raffaele, che è venuto a cena un paio di volte, e mi ha detto: ascolta, ma ti farebbe piacere partecipare insieme a me ai mondiali di pizza per quest'anno? Io gli ho detto: guarda, fammici pensare un attimo, perché ero all'inizio, ero impegnato, però avevo intenzione di farlo. E alla fine mi ha convinto, mi sono dicendo, va bene. Non che avessi tutte queste aspettative da parte mia, io spero che lui era bravissimo, aveva già partecipato e ottenuto grandi risultati. Però io ero un po' perplesso, ho detto: cavolo, sono all'inizio, non vorrei farti fare brutte figure. Lui invece da subito ha creduto in me che potessimo ottenere un bel risultato, e così è stato effettivamente. Corrisponde al vero. Esatto, sì, proprio così. Io sono Raffaele Vitagliano, sono pizzaiolo del ristorante Civico 27 di Novara e ho iniziato tramite mio papà. Quindi mio papà mi ha trasmesso la passione per la pizza e ho iniziato con lui e poi ho fatto le mie esperienze in giro e ho avuto anche io una pizzeria e poi adesso mi sono aggiunto col Civico 27 e gareggio ai mondiali dal 2015, dove prima facevo solo pizza freestyle, quindi con l'acrobatica, e poi dal 2022 ho iniziato a fare anche le gare di gusto a livello mondiale. Prima le facevo solo a livello italiano ed europeo e invece dal 2022 ho iniziato anche a gareggiare a livello mondiale da 2 anni a fare questa gara in coppia con lo chef, che secondo me è la categoria che più si avvicina alla mia idea di pizza. A proposito di gusto, spazio alla nostra rubrica Cook Up a cura di Jacopo Fontaneto, scopriamo la ricetta gustosa di oggi. Siamo nella bellissima Sutrio, in Carnia, vicino al confine austriaco, dove si svolge ogni anno Fums, Profums e Salums, una manifestazione e passeggiata gastronomica per le vie del borgo. E qui siamo andati a trovare lo chef Giacomo Della Pietra, che insieme a Chiara Selenati oggi ci fa conoscere il piatto più identitario, i Chiarchons. È un piatto simbolo, però non c'è una ricetta codificata. Ogni famiglia ha la sua, che custodisce gelosamente, e oggi Giacomo ci fa vedere come prepara i suoi. Innanzitutto l'impasto composto da farina e acqua bollente, quindi si realizza questa pasta matta che viene tagliata a pezzetti, schiacciata con un bicchiere, all'interno viene sistemato il ripieno. Una caratteristica dei loro chiarchon sono le erbe aromatiche e sono leggermente dolci, con mela, scorza di limone, cannella, zucchero e un po' di uvetta. E una volta preparati si chiudono, anche qui le forme possono essere diverse, e poi si cuociono in acqua bollente. Si servono con ricotta affumicata e burro chiarificato. Buon appetito! Buongiorno dall'Enoteca Marangon. Per il chiarchon dell'Osteria d'Alvise abbiamo scelto un pino bianco di Terra del Faet,
Quindi ci troviamo nel Collio, la zona vitivinicola più importante che abbiamo in Friuli, soprattutto per i bianchi. E l'abbiamo scelto con i Tiercions perché si abbina molto bene all'eleganza del pino bianco. Quindi abbiamo dei profumi che non vanno a coprire i sentori erbacei del Tiercion e si sposano molto bene con la parte affumicata della ricotta e del burro fuso. Due libri di Chiara Selenati, entrambi editi da Tecniche Nuove. Il primo è La mia pasticceria francese, ricette semplici per tutti i giorni e ricercate per le occasioni speciali. E poi Menù per due, con trucchi, segreti, ma soprattutto ricette per prendere per la gola la nostra dolce metà tutti i giorni. Ed ora il calcio. Vittoria ieri in casa per il Novara Football Club contro il Fiorenzuola, battuto per 2-0. Doppietta di Urso al 26esimo e al 45esimo. E nonostante la vittoria, gli azzurri andranno ai play-out. Il primo incontro sarà proprio contro il Fiorenzuola. Loro ormai dopo il primo tempo che eravamo 2-0 sicuramente hanno mollato, pensavano chiaramente a non avere infortunio, magari qualche squalifica, quindi però detto questo rimane una bella partita, rimane una partita fatta bene per come l'abbiamo preparata, per come l'abbiamo interpretata. E primo tempo è stata una partita vera e secondo tempo chiaramente sul 2-0 era tutto un po' più semplice, e, però sicuramente nei play-out troveremo una delle partite diverse da quelle che abbiamo visto oggi, perché chiaramente ci saranno diverse cose da capire, da interpretare, però rimane comunque oggi la vittoria, altri punti che purtroppo non sono serviti. Speravamo in qualche risultato positivo negli altri campi e non è arrivato, e questo mi dispiace veramente tanto. Com'è il morale adesso? Ma io gli ho detto che intanto abbiamo fatto un girone di ritorno, penso 28 punti, non so quante squadre l'abbiano fatte, 28 punti, abbiamo girato da quinto, sesto posto in classifica, adesso non lo so, così ho buttato lì dei numeri così, considerando anche dei punti persi in maniera clamorosa, la squadra è cresciuta enormemente, giocando anche a tratti con 8, 9, 11esimi magari dei giocatori che c'erano nel girone di andata, perché purtroppo per tanti infortuni, per tanti motivi, magari alcuni giocatori li abbiamo persi per strada, pur nelle difficoltà di tanti infortuni, la squadra ha sempre retto, la squadra ha sempre cercato di dare al massimo e gli ho fatto i complimenti. Adesso però chiaramente si azzera tutto, dobbiamo presentarci al massimo delle nostre possibilità e potenzialità per arrivare al meglio in queste due partite. Ecco. Restiamo in argomento e ascoltiamo adesso mister Tabbiani, allenatore del Fiorenzuola. È la prestazione che ci deve far male. Siamo stati presi a pallonate, poteva finire sicuramente con un risultato diverso, ancora più ampio. Noi veramente dobbiamo cercare di capire i motivi e non si può accettare per noi stessi una prestazione del genere. Sicuramente hanno dimostrato di essere nettamente superiori a noi, vuol dire che dobbiamo metterci nell'ordine delle idee che c'è da lavorare tanto, perché dobbiamo pareggiare un po' questa superiorità che loro hanno dimostrato in campo oggi. Quindi andiamo via testa bassa, consapevoli del fatto che abbiamo un play-out molto difficile. Dobbiamo accorciare appunto la distanza che si è vista oggi, che è stata abissale, e penso che la cosa più negativa sia stata quella dell'aspetto e l'atteggiamento, che loro hanno avuto un atteggiamento sicuramente migliore dal nostro e questo non lo dobbiamo permettere. All'infermeria ora penso che Reali si sia fatto male all'adduttore, quindi difficilmente ci sarà. Poi a parte i lungodegenti che ormai sono stati tutti operati con interventi chirurgici, altri stiamo tutti bene, Neto l'abbiamo tenuto un po' per far sì che possa recuperare, uguale a Bondioli. Diciamo che a livello di infermeria, appunto, a parte i soliti, ci va Reali, però tutti gli altri sono a disposizione, ma al di là di chi c'è o chi non c'è, dobbiamo sicuramente capire che ovviamente quello che abbiamo fatto oggi non può sicuramente bastare per poter mantenere la categoria, quindi dobbiamo più lavorare su noi stessi e cercare di arrivare pronti e con un atteggiamento sicuramente diverso.
Passiamo al nuoto paralimpico, grande successo per il torneo interregionale Memorial Gallina organizzato dall'associazione ASHD Novara e andato in scena ieri pomeriggio alla piscina del Terdoppio, ma vediamo le immagini. Si è disputato il secondo Memorial Gallina per ricordare la nostra storica responsabile del settore nuoto prematuramente scomparsa 3 anni fa. Quindi abbiamo deciso di organizzare come il primo anno una manifestazione interregionale sia FISDIR che FIMP, cioè che comprenda le disabilità sia intellettive che fisico-motorie e sensoriali. È riservato a tutte le categorie di handicap. Abbiamo anche una batteria dimostrativa di ragazzi che non sono ancora agonisti e tesserati ufficialmente come tali, per cui possono gareggiare senza competizione in una batteria a loro dedicata. Gli atleti sono poco più di 80, con 6 società di Piemonte e Lombardia, e i ragazzi sono andati molto bene, quest'anno si stanno preparando, anche perché tra un mese esatto abbiamo un campionato italiano a Torino e quindi vorremmo ben figurare come lo scorso anno a Padova. L'ASHD quanti atleti ha di nuoto adesso? Allora, di agonisti ne abbiamo 16, poi ne abbiamo un'altra ventina ancora in fase di costruzione, oppure bambini che fanno esclusivamente acquaticità nella piscinetta bassa, che insomma si faranno anche loro. È tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi.